che dice che è muto. Adesso ci sentite? Oh. Miracolo, 1, 2, 3, adesso va, mi sentite per forza Chiara? Adesso mi sentite perché Chiara ci l'ha sentite? Messo a posto, mi sentite? Sì, i primi, non lo so, 2 minuti sono di labiale, pensando che sia un video per... Va bene, allora no, vi volevo solo dare il benvenuto, benvenuta a questo canale, benvenuta alla diretta e alla ricetta che adesso stiamo facendo, saluto anche le persone che poi si collegheranno fuori dalla diretta, quindi li ringrazio quando vedranno questo video. Allora, parliamo della ricetta di oggi che appunto sta all'interno del mio libro Le torte salate di casa mia ed è alle pagine finali 242, brutti ma buoni alle verdure. Chiara sta ridendo, mi deconcentri se ridi così perché poi io mi distraggo. Non lo so, ma sai qual è il bello? Che anche io ce l'avevo in muto, quindi io dicevo, mi sentite? Vabbè, avete capito cari amici che quando vi collegate a queste dirette non si sa mai quello che potrà succedere, quindi questo è anche l'aspetto divertente, non siamo poi sempre infallibili, anzi direi che siamo più di là che di qua. Allora, questa dicevo è una ricetta che io trovo molto pratica, soprattutto quando si devono condividere, quando si portano queste cose, le torte salate, così per una condivisione, se si portano fuori durante un picnic, a una festa, a un buffet, perché praticamente sono tante piccole monoporzioni, ma non c'è assolutamente da impazzire per prepararle, perché di solito le monoporzioni, Chiara, bisogna essere molto meticolosi, molto precisi, così, perché queste si faranno solo con l'aiuto di un cucchiaio, quindi è meraviglioso. Vediamo, l'unica cosa che dobbiamo preparare prima sono le nostre verdure. Allora, la ricetta è, io uso la mezza dose, adesso vi faccio vedere qua, la metà della dose che è scritta nel libro, quindi voi tenete presente che ne verrà il doppio se fate la ricetta del libro. Cosa sono? Sono circa 400 grammi di verdure miste di stagione. Io ho utilizzato peperone, zucchina, melanzana, ma voi potete usare quello che volete. È una perfetta anche ricetta svuota frigo perché potete utilizzare anche in parte le verdure che vi sono avanzate, va bene? Cioè se avete preparato parecchie verdure grigliate e poi dopo vi avanzano per il giorno dopo, ecco, se non volete riproporle sempre nella versione verdura, potete fare questi brutti ma buoni, ok? Allora io intanto accendo anche il gas, anche qui è sempre un ternalotto come ormai sapete. Facciamo scaldare bene la padella, mettiamo un filino giusto d'olio, okay, perché noi dobbiamo andare a riprodurre la cottura, diciamo, grigliata. Non le andiamo a cuocere con troppo olio, perché dopo diventeranno troppo pesanti nell'insieme, no? Quindi noi mettiamo un pochino d'olio, poco, lo spicchietto d'aglio e vi dico che cosa ho fatto a queste verdure. Queste verdure, dopo averle tagliate, ho aggiunto del sale e le ho lasciate a riposare, guarda quanto sale, quanta acqua già hanno da sole, senza strizzare, hai visto? Mm-hmm. Le ho lasciate riposare una mezz'oretta, va bene anche un quarto d'ora, però una mezz'oretta fanno quasi tutto da solo. Dopo le prendete, le andate a strizzare bene con le mani, così. Ok, e poi dopo, non appena la padella è bella calda, le versate. Intanto utilizzo questa, che tanto posso, perché voglio aspettare che sia bella bella calda, perché queste verdure dovranno solamente insaporire un po', cioè prendere quel caramellato, no? Fare la reazione di Maillard, quindi col caldo, bello caldo, gli zuccheri delle verdure dovranno farle un po' colorire. Ma la cottura è rapidissima, sono proprio 10 minuti di padella, non di più, perché poi dopo torneranno nel forno, quindi non hanno bisogno di una cottura lunga in padella. Poi le verdure queste sono già tutte buone da mangiare così, vabbè, giusto la melanzana, ma insomma, ok, tritiamo bene. Appena io vedo che l'olio è bello caldo, se butto tutto. Va benissimo anche se le volete fare al forno, ma io qua sono sempre nell'ottica di una cottura abbastanza anche veloce per risparmiare un po'. E allora, se noi facciamo prima una cottura in padella, che è veramente molto rapida, poi la cottura al forno la metteremo solo i nostri brutti ma buoni, che anche lì in un altro quarto d'ora sono cotti, mentre le verdure al forno ci mettono molto più tempo. Ok, guarda Chiara, è pronto.
400 grammi, tagliate così, lasciate con un po' di sale a perdere, sì, l'acqua, si strizzano e si cuoce in una padella bella calda, esatto, con un po' d'olio e dell'aglio. E ho messo dell'aglio, è un gusto che ho voluto mettere per dare ancora più sapore. Se non vi piace, voi non lo mettete, ok? Ok. Allora, sentite questo bel rumorino? È così che deve essere. Voi proprio tenete la fiamma più alta che potete, io veramente avrei dovuto metterla in questo, ma lo tengo qua perché così Chiara riesce a inquadrarla meglio. Le lasciate pochino, le muovete, ma proprio poco poco, perché dovranno prendere un bel colore e basta, ok? Ok. Ora io direi che però potrei anche andare avanti con la ricetta, perché mi sono avvantaggiata e ne ho preparata un po' prima. Anzi, facciamo così, facciamo quello che ho detto di fare. Dov'è il coso? Qua. Bello alto. Allora, la ricetta la trovate anche qui nel libro Le torte salate di casa mia, brutti, esatto, ma buoni con le verdure. Esatto, va bene. Quindi mentre le verdure si preparano, noi andiamo avanti. Sì, perché la ricetta, perché abbiamo già, le abbiamo già preparate e quindi raffreddate, perché vanno messe tiepide. Esatto, guardale qua, qui le ho tagliate un pochino più grosse, qua sono stata più brava e le avevo tagliate più piccole, ma va benissimo, devono essere tiepide. Poi a me cosa piace anche aggiungere? Un cipollotto fresco, questo non lo vado a cuocere in padella, perché la cipolla dà sempre un po' quella nota di freschezza, e poi comunque andrà anche questa nel forno, quindi in parte, esatto, io vado anche, l'avevo già lavato, quindi vado a mettere anche in parte il gambo, che adesso sono tenerissimi i cipollotti, quindi approfittatene anche voi e utilizzateli. Ok, lo tengo qui, vado a preparare l'impasto. Allora mettiamo un uovo, poi il latte, che sono circa 50-60 grammi, poi un paio di cucchiai di olio, vedete che io vado un po' a occhio, un cucchiaio e mezzo insomma di olio. Adesso qua io do una giratina, Chiara, vedrai, vedi che si stanno già prendendo, alcune hanno già cambiato un po' di colore, facciamole pure qua. Ok, quindi abbiamo messo olio, uovo, una bella girata, molto molto semplice, perché qui poi meno la andiamo a lavorare, più le nostre tortine diventeranno belle croccanti e non gommose. Poi metto la farina, che sono circa 120 grammi, il lievito. Questa è la parte più veloce, la fate quando... Il fornello è acceso. Sì, 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 lo lascio acceso perché mi scoccia dopo spegnere. No, dai, lo spengo, perché mi serve anche per dopo. Se vedete sputato, provate a cambiare le impostazioni. Noi l'abbiamo pulito l'obiettivo? Sì, sì. Ok. Perché non dovete, si sa. Mettere HD o... Sì, esatto, Chiara. Allora, setacciamo due cucchiaini di lievito. Io lo setaccio sempre, soprattutto quando faccio queste cose a mano. Se mettete tutto nel robot, le lame girano molto veloci, perché altrimenti a mano questi qua rischiate di ritrovarveli tutti, e non c'è niente di più cattivo che grumetti di lievito in bocca, perché sanno di bicarbonato, sono molto salati e non è piacevole. Diamo un'altra girata. E questi praticamente sono quasi pronti, una bella giratina. Quindi abbiamo messo i 125 grammi di farina, un uovo, 50 grammi di latte, due cucchiaini di lievito per torte salate, sale, due cucchiai d'olio. Ecco il sale, vedi che sto mettendo il sale, perché le verdure le abbiamo salate, ma dobbiamo salare la farina e l'uovo. Vi verrà inizialmente un impasto un po' denso, cioè voi direte, ma davvero deve venire così? Sì, deve essere così, perché adesso l'impasto si diventerà morbido con l'aggiunta delle verdure. Okay. Quindi abbiamo mescolato. A questo punto aggiungo il formaggio, che sono circa 60 grammi, 50,
Io ho usato adesso qua, avevo dell'asiago, nella ricetta troverete emmental, potete aggiungere la provola, avanzetti di formaggio che avete in casa, insomma, quello che avete. Il cipollotto, che darà sempre se vi piace, questo è facoltativo, mi sa che non c'è nella ricetta del libro, perché io poi queste le faccio sempre. Oh, questo è pronto, eh? Ok, ragazzi, io queste qui le tolgo, perché soprattutto se andate a cucinare su una pentola con un bello strato, un bel spessore, questa continuerà a emanare calore e quindi continuerà a cuocere la vostra verdura, ok? Quindi poi continuate, che tante volte noi non lo teniamo in considerazione il fine cottura, ma questa mica è quando spegniamo la fiamma, non è che si raffredda in un attimo, cioè continua pian piano la sua cottura, quindi noi anticipiamo sempre, togliamole sempre un pochino prima, anche se ci sembrano forse non perfette, perché stando lì al caldo continuano a cuocere, e questo è anche un modo per risparmiare soldi sulla bolletta. Okay. Ok. E adesso andiamo ad aggiungere le nostre verdure cotte, tolgo l'aglio perché... Ok. E queste andranno ad inumidire l'impasto. Allora, io non ho preso il coperchio che volevo far vedere dopo la cottura, ma fa lo stesso, vi faccio vedere ugualmente. Vedete? Piano piano le andate a mescolare, e questo, allora, volendo potete fare anche un'unica focaccia, prendete una teglia tonda, versate dentro sopra e fate, però in questo modo fate una classica torta salata. Ok, invece noi se vogliamo dare l'idea delle focaccine personali, quindi di questi brutti ma buoni salati, e allora andremo adesso a depositare il nostro composto con un cucchiaio sulla teglia del forno. Ok? Allora, per chi vede sfocato, non è un problema nostro di telecamera, di obiettivo sporco o linea. Dovete cambiare le vostre impostazioni di YouTube, cioè la qualità con la quale volete vedere il video, insomma, dovete andare sulle impostazioni e alzare la qualità, quindi mettere HD, quei valori lì, se no vedete tutta, insomma, il video un pochino più... Ah, Chiara, sfocatello. Volendo, volete, allora potete mettere un pochino d'origano, se vi piace, oppure anche del basilico. Mettete anche delle vostre erbette aromatiche, anche del timo ci sta benissimo, quindi okay, ci chiedono se possono mettere le carote. Sì, certo. Piselli. Sì. Ok, se possono mettere la menta. Sì. Certo. Come possono sostituire il latte? Il latte con l'acqua. Se voi siete persone intolleranti, o con qualche bevanda, se voi avete in casa la bevanda, delle bevande, la soia, l'avena, naturalmente non dolci, non zuccherate, vanno benissimo, altrimenti con un pochino d'acqua non... Okay. Anzi, e potete anche fare la versione vegana togliendo l'uovo, sostituendo quindi il liquido dell'uovo, che sono circa 60 grammi, con un'altra bevanda, appunto se siete vegani sarete abituati ad usare le vostre bevande alternative. E praticamente vi fate la vostra pastella aggiungendo solamente, togliete il formaggio, potete mettere anche lì, ci sono dei formaggi vegani ormai molto piacevoli, quindi voi sapete bene quello che dovete fare, o anche toglierlo tranquillamente, e così avete veganizzato una ricetta vegetariana, perché questa comunque rimane una ricetta vegetariana, non è una ricetta, vedete che carini? Più verdure mettete, adesso sembra, no, che ci sia poco impasto, ma io perché dicevo nelle storie la vostra mamma apprezzerà, perché di solito alle mamme le verdure piacciono molto, e più verdure mettete più sarà leggera, perché ci sono meno carboidrati, quindi insomma diamo più spazio proprio alle verdure, ok? Yes. Quindi diventa proprio una cosa leggera, avete visto, le verdure praticamente le abbiamo cotte
quasi alla griglia, quindi non molto in modo leggero. Volendo, io mannaggia ho questi pomodorini che sono anemici, ne ho messi un paio anche in quelle che ho già fatto, non rendono molto perché sono molto chiari, però volendo potete anche arricchire appoggiandole qua e là un po' di pomodorini, delle olive se volete ancora renderle più gustose. Ora, della frutta secca? Sì, se vi piace, sì, dei semini. Okay. Certo, certo, sono buonissimi. Allora, io vi volevo far vedere un'altra cosa, un altro tipo di cottura, perché questi li inforniamo nel forno, 180 gradi, in un quarto d'ora, in linea di massima, sono cotte, cioè controllate, vedrete che si gonfiano, lievitano, poi vi faccio vedere finite e si colorano. Ok, quindi forno 180 gradi, 15 minuti circa. Esatto, ma volendo, nella stessa padella dove avete cotto la verdura, questa qui precisamente, volevo trovare una cosa per non sporcare, ok, la togliamo e potete cuocere le vostre focaccine anche in padella. Vedi che non ho messo olio, praticamente è completamente asciutto. Questa, fra un po', quando si intiepidirà, sarà perfetta per poter farne ancora. Esatto, e noi stasera la mangeremo come verdura. Ok, allora guardate cosa si fa, senza lavare la padella. Togliete un po' se c'è un pochino di scuro, perché abbiamo detto che ha fatto la reazione di Maillard, quindi hanno, insomma, sia un po' bruciacchiatina. Mettiamo un filino d'olio, ma poco, proprio solo che c'è. Boom, cosa ho caduto? L'ho presa proprio al volo. Allora, così, guardate, vedi che lo vado a stendere proprio col pennello. Poi su un fuoco medio, non bassissimo, ma medio, andate ad accendere, è qui che ci voleva il coperchio, ma ve lo dico, poi voi, dopo voi lo mettete. Sai perché lo volevo lasciare acceso? Perché io poi dopo, ecco, c'ho, le provo tutte. Va bene, aspettate che si scaldi un po' e poi fate la stessa cosa di quello che avete fatto nel forno, ma lo fate direttamente in padella. Così. E queste, adesso vi farò vedere l'effetto finale di entrambe le cotture. Queste qui tenete sempre, gestite la fiamma senza tenerla troppo alta, però neanche troppo bassa, perché altrimenti poi non vi si cuociono più. Con il coperchio, assolutamente, perché così fa più camera, fa una camera proprio calda, e le andate a cuocere. Ok? E verranno, vedrete come vengono bene anche così. Allora, quindi abbiamo preparato queste brutti ma buoni alle verdure. Siamo partiti dalla cottura delle verdure, sono 400 grammi di verdure miste, melanzane, zucchine e peperoni, tagliate a cubettini, le abbiamo lasciate sotto sale per un pochino, poi strizzate e cotte nella padella calda con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Devono diventare così. Le fate raffreddare, preparate l'impasto con 125 g di farina, un uovo, 50 g di latte, 50 g di formaggio tagliato a cubetti, 2 cucchiaini di lievito per torte salate, sale, origano, basilico, menta, quello che preferite, peperoncino, pepe, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e aggiungete appunto le vostre verdure. Potete prepararle al forno così. Allora, il risultato a 180 gradi, 15 minuti, in padella con il coperchio come stiamo facendo noi. Ci chiedevano, si possono anche friggere? Sì, sì, perché no? Io non le faccio fritte perché le voglio tenere un pochino più leggere, però l'impasto fritto regge bene. Però non fatelo fritte, dai, rimaniamo leggere. Okay. Ci chiedono, vanno bene anche le farine per celiaci? Per celiaci? Sì, sì, sì. Okay. Sì, sì, secondo me sì, non ci sono problemi, perché vedo che ormai si fa di tutto. Vedete il formaggio che è affilato? Quindi queste sono quelle. Allora, io ti faccio vedere, ne apriamo una, ne apro una che è una bella cicciottella, vedete com'è bella morbida. Rimane morbidissima, vedi? Mm-hmm. Soffice e dopo questa me la mangio io, non me la mangio dopo che voglio parlare senza bocca piena, poi mi rimangono sempre le cose nei denti e mi dispiace. Ok, queste sono pronte, tra l'altro grazie alle verdure le potete fare anche il giorno prima, la sera prima, se voi dovete poi andare fuori e portarvele dietro,
Io mi ricordo quando andavo via con le ragazze, con gli scout e così, questi si possono fare tranquillamente anche il giorno prima, la sera prima. Vedete perché brutti? Perché non sono bellissimi, però ecco, questa è una ricetta che sta nel mio libro Le torte di casa e sta alla pagina qua, brutti ma buoni alle verdure, vedi? Non lo voglio ungere. Vi faccio vedere queste, che queste le ho cotte in padella, vedete che hanno la superficie schiacciata rispetto a queste che invece è venuta su senza, perché con queste qui voi le cuocerete, questi sono i fili del formaggio, cuociono 10 minuti, 7-8 minuti per parte, quindi quando vedete che si staccano bene da sotto le dovete rigirare. Okay. E anche qua comunque il risultato, guardate, è perfetto, cioè sofficissimo, quindi potete tranquillamente, ecco, guarda Chiara, guarda come si sono già belle gonfiate, vedi? Adesso volendo, ecco, queste ancora un pochino devono, quando le andrete a girare dovranno essere un pochino più compatte, però vedete comunque già il colore, cioè una specie di pancake alle verdure, un pochino più gustoso perché ci abbiamo messo dentro anche il formaggio, potete mettere naturalmente il peperoncino se volete aromatizzare, dare ancora più sapore, ecco, voilà, questa la giriamo, ma sì, ok, bellissime. Bene, vedete? Sì. Chiudiamo, vedete, non c'è il coperchio, ma anche con l'alluminio io risolvo. Va bene, Chiara, cosa dicono i nostri amici? Sono, sì, come hanno trovato la ricetta? Carina, dai, è una cosa semplice che potete farla subito, avete un po' di avanzi di verdure che magari le volete riciclare, poi se non ne avete proprio 400, ne avete 300 grammi, va bene, lo stesso, ci sarà solo un pochino più di impasto, ma queste sono ricette proprio molto facili, semplici, che ci risolvono. Va bene, Chiara mi prende in giro, ve lo dico, che dall'altra parte hanno ragione, dovrei avere uno specchio qua per vedere le tue facce, è vero? Ecco, così. Sarebbe lo spettacolo dentro lo spettacolo, la ricetta dentro la ricetta. Va bene, signori, io sono molto contenta di essere stata con voi, spero insomma, che siate divertiti oppure di avervi lasciato con un'idea carina. E ci vediamo alla nostra prossima diretta. Grazie mille perché abbiamo raggiunto qua su YouTube i 100.000 follower. Dai. Quindi io ringrazio tutti voi che vi siete iscritti, che mi volete bene, perché se vi siete iscritti vuol dire che insomma vi piace stare in mia compagnia, e quindi io doppio bacio di gioia e di gratitudine. Bene, grazie a tutti, allora, okay. Continuate così. Buon weekend. Ciao. Ciao.